l'attesa che c'è già. Fabbriche ferme, la gente tutta fuori, le macchine a colori che fan pubblicità. C'è quello che prepara l'acqua fresca, s'affacciano maestra e scolaresca. Ed ecco tra le maglie l'ammiraglio, c'è una ruota, esplode un grido: forza, 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 olè! Passa la corsa, mamma che forza, una mucchiata di ciclisti rosa e blu. Passa la corsa, proprio di corsa, una buffata per la vista o poco più. E siamo nuovamente collegati in diretta col Giro d'Italia, veramente in diretta con la corsa, come vedete dalle immagini dell'elicottero. Siamo a una ventina di chilometri circa dalla conclusione, la tappa è lunga 173 chilometri, si è appena svolto lo sprint per il traguardo volante che a Boiano, che ha visto il successo di Renosto su Masciarelli. Renosto e Masciarelli sono i due dominatori della speciale classifica dei traguardi volanti. Masciarelli aveva 27 punti, con Renosto secondo con 22 punti, ora Renosto ha rosicchiato qualcosa a Masciarelli avendolo preceduto. Vediamo Saronni nelle posizioni di testa di questo gruppo, che anche Algeri, ecco il quadrato, ancora qualche problema nel collegamento, vedete come, ecco Algeri, prima c'era anche Magrini, vedete come la andatura si sia velocizzata e in realtà siamo nettamente in anticipo rispetto al tempo previsto. All'attacco Tommy Prim. Ed è il primo attacco importante della giornata, un attacco che è stato preparato dal fido Alf Segersal, che ha spinto un lungo rapporto nel tentativo di fare selezione, selezione che non è avvenuta perché avete visto come gli scalatori abbiano subito azionato rapporti più agili, abbiano subito cercato di bloccare l'attacco di Segersal, e poi la Bianchi Piaggio manda all'attacco Tommy Prim. Eccolo qua lo svedese che molti indicano come l'unico vero grande antagonista di Bernard Hinault. Tommy Prim infatti è conosciuto da tutti come uno scalatore indubbiamente superiore a Bernard Hinault. E il vantaggio di Prim è sui 10 secondi nei confronti del gruppo quando mancano 11 chilometri alla conclusione. Gruppo che ormai conta soltanto una ventina di unità, i leader, gli uomini di classifica in questa salita ampia che porta ai 1400 metri di Campitello Matese. A 10 chilometri dalla conclusione lo svedese Tommy Prim. Ecco che Hinault, che ha condotto l'inseguimento, è il primo ad affiancarsi a Tommy Prim. Prim si volta, controlla la situazione, vediamo Contini, Van Impe, poi vediamo anche Beccia, poi Belda, poi la maglia bianca di Verza. Ecco Moser con Saronni, tra i due c'è Mazzantini, poi Argentin. Moser e Saronni hanno un ritardo di 45 secondi nei confronti del gruppetto di Bernard Hinault. Saronni, Moser, Mazzantini, poi vediamo che due gregari di Saronni si sono fermati per dar manforte al loro capitano. E il ritardo di Moser e di Saronni è salito a 1,26, anche Prim è in difficoltà, quindi rimangono nella scia di Hinault soltanto Beccia, Vandi, il sorprendente Groppo e quindi Prim che ci sembra un po' in difficoltà. A 6 km dalla conclusione al comando Prim, numero di gara il 36, Hinault il 126, però Hinault ora sta producendo un nuovo forcing e soltanto Beccia rimane nella sua scia. Poi Groppo, Vandi, Contini è segnalato a 34 secondi.
Moser e Saronni a un primo e 20 secondi, 2 chilometri alla conclusione. Quindi quando vedete i due corridori soli con la telecamera posta sull'elicottero, sono Hino e Beccia. Quando vedete un terzetto, si tratta di Vandi, di Prim e di Groppo, che hanno 20 secondi. A 45 secondi Giovan Battista Baranchelli, a un minuto Contini, Vanimpe e Ruperes. Moser e Saronni hanno un ritardo di un primo e 50 secondi. Seguiamo questo sprint. Beccia passa in testa, sono ormai in vista del traguardo, scatta Beccia. Sempre Beccia a 500 metri dalla conclusione. Lo sprint. Hino si mantiene, dobbiamo dire, in posizione d'attesa. Ecco che Beccia scatta nuovamente. Sono in fondo al rettilineo, eccoli infatti ripresi dalle telecamere fisse. Sempre Beccia in prima posizione. Ora Hino lo affianca, Hino lancia lo sprint. Lancia lo sprint Hino. Ed è Hino che vince. Allora, vittoria e primato per Bernard Hino, secondo è Beccia. Evidentemente voleva completare la festa con il successo di tappa e la maglia rosa. È una botta decisiva a metà giro. Vediamo uno sprint. Prima che deve frenare, poi Vandi deve frenare perché si è trovato una staffetta davanti mentre stava producendo lo sforzo. Vediamo che tutti gli addetti ai lavori dell'organizzazione dello sport hanno il loro da fare per far sgomberare la sede stradale. Attenzione, vedete in alto il tempo, siamo a 47 secondi. Ecco che arriva Groppo, bravissimo. Eccoci ora con Ruperes e con Baronchelli. Non vedete sempre il distacco in alto. Poi media 35 622. Ecco che arriva Vanimpe, Vanimpe con Contini nell'ordine a un primo e 16 secondi. Ecco che si sta avvicinando al traguardo il gruppo di Saronni e di Moser. Saronni in maglia ciclamino, Moser ancora in maglia rosa. Ecco Verza con Belda nell'ordine, la maglia bianca di Verza con Belda. Poi ecco che arriva Pujol, Juan Pujol, un altro spagnolo. Vediamo che arriva Sgalbazzi, poi Argentin, poi Moser, Bortolotto, ecco Paganessi, poi Saronni, Natale e Panizza. Il ritardo non è ancora apparso, ecco che arrivano Chioccioli e Schepers. 2 e 14 il tempo di Saronni e di Moser. Moser che vediamo aiutato dal massaggiatore e dal meccanico si avvicina alla nostra postazione. Poi la telecamera su Moser qui sotto, mentre ecco che arriva un altro gruppetto. Moser ha avuto un attimo di scoramento, un attimo di cedimento, sembrava che stesse quasi per svenire. Ecco che arriva Pozzi, mentre vediamo che
Saronni ha ripreso velocemente la strada verso l'albergo, mentre ormai arrivano alla spicciolata Tigerud, e quindi è arrivato anche Erminio Rizzi.